Civili, c'è anche qualcosa sui punti di diritti civili sul modello di quello che è stato approvato negli Stati Uniti? Beh, non c'è un tavolo istituito con l'onorevole Carfagna al momento, ci sono delle discussioni al Senato perché in Commissione Giustizia abbiamo un testo sulle unioni civili che stiamo discutendo e quindi ovviamente il confronto non è soltanto all'interno della maggioranza, ma su temi così sensibili stiamo cercando di avere un confronto più ampio anche con le opposizioni. Sappiamo benissimo che è un tema molto delicato proprio perché poi riguarda anche le singole coscienze, ma stiamo facendo un lavoro credo molto utile all'interno del Partito Democratico e della maggioranza per trovare dei punti di convergenza, sapendo che sicuramente non possiamo tardare ad avere anche nel nostro ordinamento un riconoscimento per le unioni civili tra persone dello stesso sesso e quindi andremo avanti ovviamente nel lavoro che stiamo facendo al Senato. La situazione della Grecia sta precipitando, c'è ancora spazio per una trattativa e poi in caso invece di default ci sono preoccupazioni per le ripercussioni dell'Italia? Beh, come ha già avuto modo di dire il ministro Padoan, che ha seguito anche ieri i lavori appunto all'Eurogruppo, l'Italia è tra i paesi che sta cercando comunque di tenere aperto un dialogo anche in queste ore per cercare di trovare una soluzione condivisa con la Grecia, nonostante la Grecia si stia mettendo in una situazione di difficoltà, individuando delle soluzioni che probabilmente non sono adeguate proprio per la Grecia, per il paese Grecia e per la difficoltà che sta attraversando. Il ministro Padoan ha già detto che non ci sono pericoli per quanto riguarda il nostro paese, perché sicuramente la nostra economia è più forte e più solida rispetto a qualche tempo fa e quindi sarà in grado comunque di affrontare eventualmente delle ripercussioni di breve periodo se ci dovessero essere instabilità, e la BCE comunque è in grado, non soltanto per l'Italia ma comunque per tutti i paesi, eventualmente di affrontare delle misure se dovesse essere necessario nel breve periodo. Cosa pensa della proposta di un referendum dal punto di vista istituzionale per rifiutare appunto i piani dell'FMI? Beh, io ovviamente rispetto quelle che sono le valutazioni che fanno altri paesi, credo che però ci siano anche dei tempi da rispettare anche per soluzioni di questo tipo, probabilmente siamo in una fase ormai molto avanzata che impone comunque un punto di chiusura breve, perché il 30 giugno sappiamo che è una scadenza importante per l'Europa e per la Grecia in particolare e si avvicina sempre più. Comunque l'Italia sta continuando a fare il suo lavoro cercando di trovare una soluzione. Grazie.